Vittorio e di un pellegrinaggio che va molto al di sopra della vedere degli studiosi del santuario di Nemico. Questo è un centro, questo di Monte Sant'Angelo, in cui molti studiosi nati qui, vissuti qui, hanno prodotto non politica, ma di una classe culturale che si sta lasciando un po' andare. Ecco perché io penso che lavorando con le scuole, nelle scuole, con i colleghi. Il professor Giorgio Otranto, professore, qual è il rapporto tra San Michele, i Longobardi e l'Europa? Credo che sia un rapporto molto stretto. Innanzitutto i Longobardi vengono dall'Europa, diciamo del nord, dalla Scandinavia, scendono verso l'Europa centrale, occupano il Norico, la Pannonia, cioè l'Austria e l'Ungheria, e poi procedono verso l'Italia e si fermano a Cividale, dove viene fondato il primo ducato, poi conquistano Verona, Vicenza, Milano, Cremona e continuano a scendere verso l'Umbria, Spoleto, fino a Benevento, poi arrivare a Monte Sant'Angelo. Quindi un percorso dei Longobardi che ha attraversato tutta l'Europa e quindi un collegamento chiaro, un rapporto chiaro tra i Longobardi e l'Europa. Ma questo rapporto è continuato anche in seguito grazie al culto di San Michele, perché instauratosi qui il culto di San Michele, fu poi preso dai Longobardi come culto loro nazionale, il santuario del Gargano come loro santuario, e la tipologia di questo santuario fu esportata in Europa insieme alla tipologia del santuario, la conoscenza e il ritorno dei Longobardi in Europa. Quindi possiamo dire che il santo è stato il tramite, dopo che i Longobardi erano stati per circa un secolo nel Norico e nella Pannonia, avevano attraversato l'Europa, il tramite tra l'Europa e i Longobardi. D'altra parte, nel Medioevo, qualcuno ha scritto che l'Europa è nata in pellegrinaggio e la sua lingua materna è il cristianesimo. Pare che l'abbia scritto Goethe questo. E qualcun altro ha scritto che l'Europa si può considerare nel Medioevo un insieme di santuari, ma la maggior parte, la massima parte di questi santuari erano santuari micaelici, perché appunto il culto di San Michele dal Gargano si diffuse in tutta Europa. E quindi possiamo dire che la prima unità europea, questa medievale, è stata fatta sulla base del cristianesimo e di questo brulicare di santuari in cui San Michele, soprattutto San Michele, era rappresentato.